Buongiorno, oggi prepareremo i biscotti di vetro. Ci serve una base di pasta frolla e delle caramelle. Gli ingredienti sono 2 rossi d'uovo, 250 g di farina, 185 g di burro, 110 di zucchero, un cucchiaino di miele e la vanillina. Come prima cosa impastiamo tutto per fare la pasta frolla. Allora uniamo farina, zucchero. Il burro che ho un po' ammorbidito per fare meno fatica. Il miele. E la vanillina. Una volta che abbiamo ben amalgamato gli ingredienti tra di loro, l'impasto risulta un po' morbido. Lo avvolgiamo nella pellicola e lo mettiamo a riposare in frigorifero almeno mezz'ora. Poi vabbè, lo si può tenere tutta la notte come uno preferisce, ma mezz'ora è sufficiente per poi poterlo lavorare. Mentre la nostra pasta frolla riposa in frigorifero, prepariamo le caramelle, poi vediamo cosa servono. Le scartiamo e le schiacciamo, le tritiamo, che poi ci serviranno come per fare l'effetto vetro. Allora, servono delle caramelle dure. Io mi sa che ho sbagliato e ho preso quelle con il ripieno. Adesso vediamo se possiamo utilizzare anche quello. Vedremo di inventarci qualcosa. Le schiacciamo bene, così il ripieno si divide dalla caramella. Facciamo divise anche i ripieni così. Gli diamo un'altra schiacciata. Ecco qua. E questo lo teniamo qui da una parte per dopo. Bene, dopo una mezz'oretta, io l'ho lasciata anche un'ora, la nostra pasta si è indurita un po', in modo che riusciamo a lavorarla meglio. Prendiamo una piccola parte. Allora, l'importante è avere uno stampo di 2 misure, più grande e più piccolo, proprio per fare il centro. Io uso i cuoricini perché le mie bambine sono nel periodo rosa, perciò principesse, cuoricini, se no per Natale si possono usare le stelle. Mentre prendiamo il biscotto, possiamo usarlo anche come decorazione per l'albero. E magari con una cannuccia facciamo un piccolo foro sopra in modo da avere la possibilità poi di mettergli un nastrino per attaccarlo all'albero. Una volta tagliata la nostra forma, mettiamo in mezzo un mucchiettino di caramella tritata. Adesso io voglio provare anche a farne uno con il ripieno. Vediamo cosa esce.
due forme molto grandi. Magari se le formine fossero quella dell'interno fosse un po' più piccola, magari risulta più carino. Vediamo cosa esce. Vedremo. Bene, una volta pronti li inforniamo a 180 gradi per circa 10-15 minuti, controllandoli appunto che non si brucino. 10 minuti, forno preriscaldato, 10 minuti dovrebbero essere sufficienti. Ecco qui, i nostri biscotti di vetro sono pronti. Allora, ricapitolando, li abbiamo fatti con della pasta frolla e delle caramelle dure tritate. E, vabbè, la pasta frolla è semplicissimo. E, dei piccoli accorgimenti, infatti vi faccio vedere questo. Che disastro. È meglio usare per l'interno uno stampo un po' più piccolo, perché poi altrimenti si lascia andare come questo. E, in quelli che ho usato il ripieno, sono venuti bene lo stesso, perciò si può usare anche solo il ripieno. L'unica cosa è che mentre cuociono, il ripieno bolle. Una volta che si raffredda, eccolo qui. Allora, li abbiamo cotti a 180 gradi per 10 minuti, li sforniamo e li lasciamo raffreddare. Una volta che sono ben freddi, li possiamo togliere dalla carta forno. Con un piccolo forellino li possiamo attaccare all'albero di Natale, magari usando delle stelle che sono un po' più natalizie. Possono essere usate anche come segnapposte, insomma, una bella idea per il Natale o per qualsiasi altra occasione.